4 giugno 2023. Linda Noskevich. Dio sta inviando miracoli ovunque. Ascoltate questo stupendo messaggio assolutamente. Tanti mesi fa, quando ho iniziato a pubblicare video di veggenti da tutto il mondo che dicono di avere visioni, apparizioni della Madonna, di Gesù o anche di San Michele Arcangelo e addirittura di Dio, ho anche pubblicato vari messaggi di Linda Noskevich che, a differenza di molti altri veggenti, ha sempre parole meravigliose da comunicarci. Che vengano dal divino o dal suo cuore non importa, quello che importa è che lei ha sempre parole stupende da dire a tutti noi e questo dolcissimo ultimo messaggio che parla di Dio e della sua infinita misericordia ne è una conferma. Ascoltiamo per bene, per favore. Leggiamo il messaggio. Dio ci sta inviando miracoli. Stanno accadendo ovunque, piccoli e grandi miracoli, tutti per dimostrare la sua gloria. Siamo in tempi difficili, ma così eccitanti. Non temete, ma confidate nel Signore Gesù Cristo, che ci ama così profondamente da averci creato. All'interno dei vasti universi che ha creato, all'interno del nostro splendido sistema solare, attraverso ogni oceano e ogni creatura in esso contenuta, dopo tutta la bellezza terrena che ci ha donato, ha ritenuto molto importante creare anche voi. Questo dimostra la grandezza del suo amore. Quindi non temete l'illuminazione della coscienza, non temete la nuova Pentecoste. Non temete, ma confidate. Abbiate fiducia in Dio e siate come un bambino. Un bambino non si preoccupa di dove dormire o di cosa mangiare. Confida che i genitori facciano queste cose. Confidate in Dio in questo modo. Pregate il Santo Rosario. È essenziale. Andare a confessarsi e ricevere l'Eucaristia sulla lingua. Conoscere la catechesi della Chiesa Cattolica, perché sarete chiamati a insegnare agli altri. E come si può insegnare ciò che non si conosce? Capire cosa Dio accetta e cosa non accetta. Non giudicate, ma non perdonate il peccato. Siate fedeli e sappiate, con tutto il cuore, che Lui vi ha messo dove dovreste essere. Confidate in Lui. Fateli sapere che confidate in Lui. Consegnate i vostri cuori a Lui in ogni preoccupazione, in ogni dolore, in ogni successo, in ogni gioia, in ogni tragedia, in ogni cosa. Dio benedica voi e i vostri cari. Linda.